Gossip Grande Fratello VIP, esplode la bufera social su Daniele Bossari e la sua frase piccante esplode l'ennesima bufera al Grande Fratello VIP, a pochi giorni dalla messa in onda della finalissima del 4 dicembre, dove finalmente avremo modo di conoscere il vincitore assoluto di questa seconda edizione, che si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro. In queste ore a finire sotto le accuse del pubblico sociale è Daniele Bossari, uno dei concorrenti più amati di questa seconda edizione, che ha confermato di essere una gran bella persona anche nel corso della semifinale di lunedì scorso. Daniele Bossari a luci rosse, avrei scoop. Filippa in diretta sì, perché per chi non avesse seguito la diretta del GF VIP in TV, vi diciamo che per Daniele Bossari è giunto il momento di realizzare un sogno, che da tanto aveva in mente. Il conduttore ha chiesto alla sua amata Filippa Lagerbach di sposarlo e lo ha fatto con una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, che abbiamo visto lunedì scorso in rigorosa diretta televisiva su Canale 5. Un momento molto emozionante che ha fatto commuovere fino alle lacrime non solo i due protagonisti di questo momento ma anche il vasto pubblico del GFB, che in quel momento era all'ascolto e che si è un po' immedesimato in questa grande favola d'amore, che possiamo definire da altri tempi. Eppure nelle ultime ore c'è stato uno scivolone da parte di Daniele Bossari, che ha scatenato il putiferio in rete e sui social. Sì, perché il conduttore nel momento in cui ha raccontato quello che è successo lunedì sera in diretta con la sua amata Filippa Lagerbach ha usato termini non proprio consoni al suo modo di fare e per questo motivo in rete è scoppiato il caos. Dovreste squalifica Daniele Bossari dal GFB. La richiesta shock nel dettaglio Daniele ha rivelato a Giulia, Luca e Ivana, che nel momento in cui ha rivisto Filippa dopo ben 2 mesi e mezzo il suo unico pensiero era quello di saltarle addosso per poter fare l'amore. L'avrei scopi in diretta, e lei ci stava, ha affermato Daniele in casa, al punto far restare senza parole anche gli altri inquilini della casa, che mai prima d'ora avevano sentito Bossari pronunciare termini ed espressioni così volgari. E così in rete monta la polemica sociale, e in molti hanno sottolineato come Daniele in questo modo abbia umiliato la sua compagna storica facendo una pessima figura nel momento in cui ha usato quel termine. Addirittura c'è chi ha chiesto la squalifica per Bossari a pochi giorni dalla finale, ma ovviamente non succederà niente di tutto questo.